23 novembre 2010. La Corea del Nord attacca la Corea del Sud. Alle 14.30, 5.30 ora di Greenwich, sulla piccola isola di Yeonpyeong, territorio sudcoreano prossimo al confine settentrionale, piovono migliaia di colpi d'artiglieria nordcoreani. Molti finiscono in mare, alcuni raggiungono il bersaglio, scatenando incendi, distruggendo costruzioni militari e abitazioni civili. Due soldati restano uccisi. Tra le dozzine di feriti, molti civili su una popolazione di poco più di un migliaio di abitanti. La risposta delle forze armate sudcoreane è immediata. L'aeronautica militare inviata in soccorso mette in azione gli aerei da combattimento. La Corea del Nord non dà alcuna notizia su vittime o danni, ma accusa Seul di aver sparato per prima durante esercitazioni militari. La comunità internazionale compatta si schiera con la Corea del Sud e anche l'unico alleato di Pyongyang, la Cina, esprimendo preoccupazione per quanto accaduto, invita i due paesi a ristabilire la pace. Lungo i 250 chilometri del confine, dal 1953 vi è una zona cuscinetto demilitarizzata, larga soltanto 4.000 metri.